Pyramid Azir Activated. Ciao Warriors, un buon pomeriggio da parte di Angel e bentornati nella piramide. Siamo tornati con The Wardrobe, il guardaroba. Beh, direi che qua non abbiamo più niente da fare, tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Direi che possiamo anche tornare alla festa. Questo deve essere il laghetto Roswell. Vediamo un po' chi troviamo lì. Ehi, due! Lo sai cos'è tondo, morbido e succoso? Un pomodoro? No, stupido! Un bel bambino! Quante volte devo ripetervelo? Ho smesso di mangiare bambini! Sono un fruttariano adesso! E cosa diamine vuol dire? Mi nutro esclusivamente di frutta, ma solo quella caduta a terra dagli alberi! Non durerai più di una settimana! Lo vedrete! Sei proprio la pecora nera della famiglia! I fratelli Orco vanno indubbiamente d'amore d'accordo. Meglio non intromettersi in certe faccende private. Capisco. Così tanti spoiler possibili che non saprei da dove iniziare. Come ti capisco, questo qua è praticamente il fiore che trasforma Super Mario in 2.0. Non voglio nessun LV da te, sono un tipo acido. Ma no! Due! Non essere triste! In realtà io capisco perfettamente la tua scelta di vita! Sul serio? Anch'io mangio solo bambini, ma solo quelli che mi cadono in bocca! Non far ridere. Ah, l'amore, immortalato per sempre ad imperitura memoria. Almeno finché non abbatteranno l'albero. Beh, per il momento l'albero è qui e dubito che lo abbatteranno. Poi, questa è la rosa della Bella e la Bestia. Oh, ma guarda chi c'è! Salve! È indubbiamente l'anima della festa. È sempre un piacere rivederla. Anche per me. Davvero un bel posticino per una grigliata in famiglia. Oh, mi scusi, non pensavo. Sapere una notizia che ti renderà. Eppure non riesco proprio a credere che una mummia attraente come lei. Ah, non si abbatta. Sono sicuro che troverà l'anima gemella. Deve solo avere pazienza. Adesso devo proprio salutarla, signor. Signor Silence. Enjoy the silence. Ok, cosa abbiamo qui? Questa torcia mi serve. Cos'altro possiamo prendere da qua? Qua, mentre parlavamo con la mummia, nel frattempo ci siamo persi il discorso dei fratelli Orco. Ma vabbè. Ora capisco cosa intendevano i media quando prevedevano una fantomatica invasione aliena negli anni Ottanta. Avrei sterminato intere orde pur di abbattere la vostra astronave da 300 punti. Come ti capisco? Non possiamo fare altro, anzi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, abbiamo conosciuto gente nuova. Ok, qui non abbiamo niente da fare, possiamo tornare alla festa. Hola, come va? Quello è ancora in mezzo in coma etilico. No vabbè dai, non scherziamo con questa cosa. Che c'è di sopra? 28 giorni. Amore, certo che qualcuno si è dato da fare qui, eh? Fa piano! Mio marito potrebbe sentirci! Animali geneticamente programmati per compromettere la vostra reputazione. Facciami tutto per il maschione! Crocchetta! Crocchetta! Forza, stupido pennuto, ripeti! Crocchetta! Stupido bipede decerebrato! Le mie capacità intellettive sono di gran lunga superiori alle tue! Cosa hai detto? Crocchetta! Adoro quando fai quella cosa! Ok, basta così! Non ha proprio una bella cera. Lo credo bene. Non Presto. Ci tengo a farmi macchiare la felpa di vomito, grazie. Hai ragione, lasciamolo stare. Quella cravatta pesa sulla maniglia più del martello di Thor. Non aprite quella porta. Zit.
Però la cravatta me la prendo. Scopazzami tutta, bel maschione! Mi serve. Cosa troviamo qua? Ah, ottimo. Qua ci sono dei numeri utili. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo. Allora, Oswald Cobblepot, il pinguino. Black Jack, Jack Black, l'attore Jack Black. Jenkins Leroy, di quale personaggio era? Vabbè. Scar, l'antagonista del Re Leone. Tim Turner, Timmy Turner, i fantagenitori. Baron Red, Hugh Lee e Douglas Matterson. E poi c'è Mad Max, il grande Mad Max. E Mario Rossi, Super Mario. Ah, questo numero ci serve. Corriere Espresso 24 ore 7 giorni su 7, 00 84 58 901. Tutti i pacchi devono essere a prova d'urto, idrorepellenti e con il contenuto chiaramente indicato all'esterno. Potrei impacchettare l'armadio e spedirmi alla nuova casa di Ronald. Sì, bella idea. Allora, 00 84 58 901. Rocco's Hotline, 80 69 69. Calde, monelle, gentili. Ok. Tende da bagno Johnson, 206 002 456. Spero almeno che queste non siano una bugia. Vabbè, intanto abbiamo il numero del corriere. Anzi, sapete che c'è? Già che ci sono me lo segno, così almeno evito di andare a cercare. Evito di andare a cercare nel video. Ok. Possiamo entrare qua? Oh però, ufficetto niente male. Assoli di chitarra a colpi di pipì. Il modo perfetto per dar sfogo all'incrollabile infantilità maschile. Fantastico. Scheletro. Aspettava l'uscita di Half-Life 3. Right in the fields. Come non detto. Ascolta, amico, in questo videogioco non c'è posto per due scheletri. Non dire una parola o ti faccio rimpiangere di essere morto, ok? Bravo, ragazzo. Mi sa che c'è il rimpianto, però. Qui abbiamo olio, Venom, il Capitan Findus. Non me ne intendo proprio di forze militari. Le mie conoscenze si fermano giusto al sergente Hartman. Male, male. Possiamo toccare. Possiamo interagire? Ecco! Ok, decisamente non è una buona idea. Possiamo parlarci? Saresti così gentile da non mangiarmi? Che bel paio di dentini aguzzi! Evidentemente quella ambiata carnivora funge da. Funge da allarme. Comunque. Non possiamo tenerla così, ce ne dobbiamo liberare. E dato che per ora non so come. E dato che per ora non abbiamo i mezzi per liberarci di una pianta carnivora, dobbiamo aspettare. Oh, c'è la nostra felpa. E quella è. No, vabbè. Raga, allora, io l'avevo già provato sto gioco. L'avevo anche giocato in solitaria, ma questo dettaglio non l'avevo mai notato. Questa è praticamente la casa di. Di Alessa Gillespie del primo Silent Hill, prima che andasse a fuoco. E questo power up? Cos'è Castlevania? Può essere. Vabbè, intanto usciamo da qui che non abbiamo niente da fare. Torniamo di sotto, vediamo chi possiamo. Con chi possiamo parlare. 28 giorni, 6 ore, 40 minuti. Bravo.
Sono cose inaspettate come queste che fanno improvvisamente guadagnare punti al cristianesimo. Non avrei nulla di così importante da chiedergli da interromperlo. Del resto ho smesso di credere in lui un po' di tempo fa. Ok. Non sapevo che anche lui fosse un adepto di Sauron. Strano che Tolkien non l'abbia mai menzionato in nessuno dei suoi libri. Già, stupisce parecchio anche me. Preferisco lasciarlo al suo beer pong. Giusto. Ah, ma qua c'è l'olandese volante di The Secret of Monkey Island. Occhio al lampadario. Non divertirti troppo lassù, vecchio ragazzaccio. Quei capelli farebbero impallidire persino Moira Orfei. Egon e Winston, gli occhi fantasmi. Perché bevi tutto quel tè? Dormo solo 14 minuti al giorno, il che mi lascia molto tempo per lavorare. L'ultimo che ho visto così attaccato a una bottiglia era il padre di Ronald durante il cenone di Natale coi parenti. Egon, digli del plum cake. È andato, mi è caduto nel tè mentre lo inzuppavo. Parlo del plum cake, quello grosso. Sono informazioni riservate, lo sai. Dovresti proprio smetterla di bere per stasera, prima che tutta questa teina travalichi anche la mia capacità di razionalizzare. Ok. Qua abbiamo un messicano che dorme, la moglie di Frankenstein. Per sua fortuna l'alcol concilia il sonno. Proviamo a svegliarlo? Mai svegliare un messicano dalla sua siesta. Mai. Giusto. Me la ricordavo diversa. Morta, innanzitutto. Anche io me la ricordavo diversa, piena di cicatrici. Ti ricordo che l'unica volta che ha proferito parola ha mandato a fuoco un intero laboratorio. Ancora sicuro di volerle parlare? A pensarci bene, meglio di no. Anzi, vorrei proprio essere nei panni... non mi metto neanche nei panni del dottor Frankenstein, poveraccio. In realtà con quel costume sembra più il fattorino di un albergo. In effetti hai ragione. Ehi, ragazzino. Tenta la sorte alla giostra dei pesci meccanici. Giocare è semplice. Devi riuscire a pescare un pesce qualsiasi fra quelli in vasca. Niente di più facile, no? Beh, ammetto che la tentazione è forte, però penso che da te tornerò dopo. Sai, non mi fido ancora del tutto. Amore, che cosa abbiamo qui? Peperoncino? Questo ci serve. Un cimelio della storia videoludica, letteralmente. Sì. Anche se la mia vita sociale non è più attiva come un tempo, non è proprio il caso che me la giochi del tutto. Un cuore che anche batte ancora, è il cuore di Jason Voorhees. Un riferimento a Dexter. Cibo cinese. Voglio sperare che non sia arrivato già così alla consegna. Beh, a giudicare dallo stato direi che è messo in quel frigo da secoli. E qui cosa abbiamo? Assenzio, tu ci servi, vieni qua. Beh, qui a parte continuo a notare il gran numero di easter egg che ci sono, come anche il Tetris qua sopra, direi che non abbiamo più molto da vedere. Sposta. C'era qualcosa. Fiammiferi. Tutto qui? Mi aspettavo di meglio. Ma prendiamoli, ci servono. E là dentro cosa c'è? Benvenuto nella mia piccola e tetra dimora.
Per te, autore di questo videogioco, d'ora in avanti puoi contare sul mio odio incondizionato. Piacere di conoscerti. Il piacere è tutto mio, credimi. Ok. Vieni più vicino, da lì non riesco a sentirti. Mi sono appena ricordato di avere un impegno impellente, devo andare. No, perché? Restiamo, anche perché ci sono un bel po' di cose che ci servono qui. Chi non conosce Master Chief? E no, non sto parlando del talent di cucina. Nemmeno io. È meglio lasciarlo al suo posto. Una fedelissima riproduzione della bandiera della ribellione in Metal Slug. Non ce la faccio, troppi ricordi. Neanch'io ce la faccio. Metal Slug, quanto ho sudato per cercare di finire quel gioco. Una bigotta. Ok, prendiamola, ci serve. E ora veniamo a te, Boogeyman. Allora, ragazzi, una domandina per voi. Come si sconfigge il Boogeyman? Semplice. Gli metti un po' di luce. Ma che diavolo? Mi aveva proprio fregato, gli va riconosciuto. Tu che ci fai lì? Ti diverti, eh? Tyler non mi voleva fra i piedi e mi ha chiuso qui. Dovevo pur far qualcosa per tutto questo tempo. Tyler? Mio fratello maggiore. Ha organizzato lui la festa. Mi stavo annoiando e quindi ho pensato che sarebbe stato divertente spaventare chi entrava per sbaglio nello sgabuzzino. Fossi stato al tuo posto avrei fatto anche di peggio. Sei il fratello di Tyler. Tuo fratello chi è? Tyler Dardan? Ok. Polaroid, cosa ci serve? Col tuo permesso prenderei questa, Boogie. Fai pure, te la sei guadagnata. Srotola. Oh, c'era un concerto. E queste da dove saltano fuori? Sono le locandine di un concerto horror Billy che c'è stasera al vecchio cimitero. Mio fratello non voleva interferenze per la festa e ne ha tolte il più possibile. Avevano praticamente tappezzato l'intero quartiere. Male, male. Dico, così hai negato... Ok, posso capire che la festa che stiamo passando è una bella festa, però dai, dico, arrivare a togliere persino i manifesti per un concerto mi sembra eccessivo. Comunque, mi sto rendendo conto che a quanto pare ho bisogno di un'altra batteria. E una batteria... Non la trovo di certo qui, devo tornare alla discarica. Prima però usciamo da qua dentro e torniamo a piano di sopra. Eccoci qua. Allora, io tra le altre cose ho dimenticato di prendere una cosa. Ma piano, mio marito potrebbe sentirci. Tranquillo. Hai presente quegli affari di lana che si mettono in testa per ripararsi dal freddo? Ecco. Va bene, ho capito, ho sbagliato interazione. Interagisci? Cosa vorresti insinuare? Adoro quando fai quella cosa! Ok, interazione sbagliata. Presto! Nell'armadio! Abbiamo trovato dei capelli. Allora, abbiamo dei capelli, abbiamo una bigotta. Proviamo a combinarli. E abbiamo ottenuto una bambola voodoo incompleta.
Ora, questa bambola più avanti ci servirà. Fidatevi, dovremmo fare uno scherzo piuttosto brutto. Posso entrare? Sparisci! Piano! Mio marito. Anche Ronald si innervosisce sempre quando busso mentre è in bagno. Non capisco perché diventino tutti così scontrosi. Beh, abbiamo bussato in un luogo dove richiede la massima privacy, perciò... Meglio non importunarlo ulteriormente. Però possiamo sbirciare? Ah, ok, ho visto anche troppo. Cavolo, l'ha finita di nuovo! Di testa buona. Vabbè, teniamocelo a mente. Magari se troviamo da sapone glielo portiamo. Fa piano! Mio marito potrebbe sentirci! Torniamo fuori. Andiamo fuori dalla casa. Ora, avete presente quella bambola voodoo incompleta? Ecco, per cercare di completarla per un altro 90% abbiamo bisogno di ago e filo. E di tutti i personaggi che abbiamo incontrato finora, chi è che possiede ago e filo? L'uomo che vive nella casa sull'albero. L'eremita. Mi scusi. Signore? Non vorrei importunarla, ma... Dannazione, vecchio! Parlo con te! Il tuo non è un tono consono ad una disquisizione fra persone civili. Ha ragione, mi sono lasciato prendere. Ma io ti perdono. Grazie! Non crede di essere un po' vecchio per nascondere se in una casa su un albero? Non pensa di essere un po' troppo vecchio per starsene in una casa su un albero? In verità dimoro qui da ormai 63 lunghissimi anni. Oh, mi scusi, non ne avevo idea. Non averne vergogna, ragazzo. Io ti perdono. Va bene. Come mai questa scelta di vita? La società moderna non mi si addiceva. Il decadimento dei valori, le logiche marce del capitalismo, le guerre generate per l'interesse di politicanti e ignavi. Ma sono altresì certo che in questi decenni l'umanità abbia fatto tesoro di tutto questo errare. Non si immagina neppure quanto. Sta davvero cucendo la sua barba? Inesatto, ragazzo. La sto lavorando ai ferri. Perché mai dovrebbe voler fare una cosa del genere? Produco eco-indumenti che mi commissionano diversi potenti dell'abbigliamento. E tutta quella storia della società moderna che non le si addiceva? Quando le tue convinzioni morali minano i tuoi interessi personali, mandale al diavolo. Capito. Non capisco questa sua mania di dire io ti perdono. Deve essere una persona davvero di rara bontà. Invero no, ragazzo. Da infante mi trovai a figurare nelle vesti di sacerdote per una rappresentazione scolastica. Erano accorse genti da tutti i paesi vicini per omaggiarci della loro presenza. Tutto andava per il meglio e sentivo forte l'orgoglio salire nel mio allora esile corpo coperto di tunica nera. Ma ahimè! Durante l'atto terzo mi cadde addosso il confessionale e rimasi offeso alla testa. Lo sgomento assalì i presenti alla vista di quel piccolo sacerdote riverso a terra senza sensi. Restai appeso fra la vita e la morte per ben 2 giorni, salvo poi risvegliarmi. Da allora non riesco a fare a meno di proferire «Io ti perdono» in continuazione. Sì, molto interessante. Ah, Skinny. Sono un ragazzo terribile e mi può concedere il suo perdono. Chiediamoglielo. Sono un ragazzo terribile e mi può concedere il suo perdono. Lo sei davvero, ragazzo? Non è affatto decoroso burlarsi di un povero vecchio. Ciò nonostante, io ti perdono. La ringrazio.
Come mai medita mentre sferruzza? Perché medita mentre sferruzza? La meditazione è un aspetto centrale nella vita eremitica. Serve a sciogliere le tensioni della mente e a focalizzarsi sul proprio io. Ma se posso fare due cose insieme, tutto di guadagnato, no? Vero? Ok, adesso che... Ok, adesso che un pochettino abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio, chiediamogli di cucirci i capelli nella bambola. Sveglia, vecchio! Non serve urlare a quel modo. Ha ragione, mi perdoni. Io ti perdono. Senta, non è che potrebbe cucirmi dei capelli sulla testa di questa bambola? Richiesta un po' insolita, ma non vedo motivo per non assecondarla. Porgimela. Grazie. Troppo gentile. Bene, ora possiamo andare. Ora, abbiamo diverse scelte. O ritorniamo alla festa e ci godiamo un altro po' di vita sociale, oppure possiamo andare al concerto. E anzi, a questo proposito, devo tornare alla discarica, devo cercare una cosa. Ora, ci sarebbero... Ah, vedo che qua intanto la cabina suicidio si è attivata. Troppo pigro per legarti un cappio intorno al collo? Quel ponte è troppo lontano da casa? La cabina suicidio è quello che fa per te. Seleziona la tua tipologia di morte tra le opzioni disponibili. Lenta e straziante, veloce e indolore, maldestra. Non credo che esista qualcosa di più maldestro che soffocare a causa di un'insospettabile allergia alle prugne. In effetti. Allora. Devo cercare... Ah, eccoti qua, ecco dove eri nascosta. Vieni qua. E abbiamo trovato la terza e ultima batteria. In totale le batterie erano tre. Ora, abbiamo una pila e abbiamo un disco alieno. Sfortunatamente non posso collegarle insieme con lo scotch. Anzi, se ci provo, guardate che cosa mi risponde Skinny. Forse potrei essere in grado di alimentare il dischetto, ma di certo non così. Vedete? Poi abbiamo dell'assenzio e del peperoncino. Potrei metterle insieme ora, vediamo che succede. C'è qualcosa di malsano nel chiedermi di farlo. Ma come? O se no, un momento. La parte piccante è concentrata nei semi. Ok. Abbiamo fatto quello che dovevamo. Nella discarica per il momento non abbiamo niente da fare, per ora. Sì, dai, andiamo al concerto. Salve! Metal! La tomba di Oliver. Io e Ronald adoravamo guardare i loro film in bianco e nero. È un unico epitaffio suddiviso sulle due lapidi. Fa freddo qui sotto! Neppure la morte gli ha fatto perdere la voglia di scherzare. Fantastico. Ah, una pala. Questa ci serve. Poi capirete perché. Ok, gli angeli caduti, ma questo deve aver fatto davvero un tonfo notevole. Direi più che notevole. Sir Daniel Fortescue. Il grande Sir Daniel. Una statua nel cimitero cittadino è il giusto tributo a uno degli eroi della mia infanzia videoludica. Un bel po' di lavoro da fare, però prima facciamoci un bel giro. Facciamoci un giro di easter egg. Flusso canalizzatore. È davvero curioso come molte intuizioni geniali siano solo il frutto di traumi cranici più o meno gravi. Grande Giove! Il flusso canalizzatore che alimenta la macchina del tempo di Doc.
Tornando a Sir Daniel. Mai avrei immaginato che noi due un giorno avremmo avuto così tanto in comune. Anche se io ho avuto la fortuna di non perdere la mandibola. Infatti. Che cosa c'è là sotto? Cosa non si inventano pur di mascherare la raucedine? Ma se non è neppure in grado di cantare i suoi di pezzi. Ha davanti a sé una promettente carriera da piromane. Ehi ragazzi, potreste prestarmi qualche petardo? Fatteli comprare da tua madre! E levati dai piedi! Non lo vedi che abbiamo da fare? Ma pensate, oh! Ma quella è nonna! La nonna di Ronald, voglio dire! In effetti, è lei? Ciao, nonna. Sono Ronald. Nonna, non riesco proprio a capire cosa dici. Forse possiamo aiutarti noi. Non mi chiedete come si fa a dare una dentiera a un fantasma. È assurdo. Dannata vecchiaia. Ronald, tesoro di nonna, sei venuto a trovarmi? Sei così deperito, ma mangi qualcosa? Gli diciamo questo? I chili mi finiscono tutti sul sedere, rispondiamogli così. Mangio e come? Ma i chili mi finiscono tutti sul sedere. Hai proprio la stessa conformazione corporea di tuo padre, quel nulla facente. Ma che ha fatto di male il padre di Ronald per meritarsi una reputazione così odiosa? Dico, perché ce l'hanno tutti con lui? Ma, nonna, non eri stata cremata? Nonna, ma non ti eri fatta cremare? Credi davvero che mi lasciassi rinchiudere dentro quella specie di vaso? Ho corrotto il becchino dicendogli di riempire l'urna con delle gomme da masticare. Me ne sono accorto. Le tue preferite, qualsiasi cosa per il mio piccolo Ronnie. Grazie. Questo deve essere il nonno. Devo farti una confessione, sono vegano. Glielo diciamo? Diciamoglielo. Sarebbe davvero troppo per lei. Ah, ok. Peccato. Ma cosa combina il nonno lassù? È da giorni ormai che tenta di uscire dalla sua bara. Peccato che ogni volta si dimentichi di fare attenzione alla testa. Beh, almeno ti lascia un po' tranquilla. Era ora. Non gli è bastato tormentarmi in vita. Nemmeno il tempo di morire, che subito ha pensato bene di farlo anche lui. Mi viene da pensare che la nonna di Ronald e il nonno di Ronald siano come Marilou e Giustino di Leone il cane fifona. Tornerò a trovarti molto presto. Tornerò a trovarti molto presto, nonna. E io direi, raga, che la possiamo anche chiudere qui per oggi. Anzi, è stato un gran bel episodio e sono davvero contento di come sono andate le cose. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi lascio in descrizione i link del mio canale YouTube ufficiale, il canale Twitch, il profilo Instagram e il mio profilo Wattpad. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale per sostenere il canale. Vi mando un abbraccio enorme e con The Wardrobe, come sempre, ci rivediamo sabato. Pyramid Azir, Disable.